La poesia è qualcosa che dice quella cosa, ma anche un'altra cosa, ma poi anche un'altra e forse anche un'altra. Quindi la non poesia non è poesia quando dice solo quella cosa lì, sta dicendo solo quella cosa e nient'altro, non c'è una nuvola di significato, ma una cornice, un quadrato. La poesia è quando si sente sotto l'urgenza, la prepotenza di qualcuno che vuole dire la sua cosina e la dice con uno strano modo di andare a capo. Non si fa dettare dalle signorine muse quello che tutto il mondo vuole sentire, ma dice solo la sua cosina rompendo la riga senza arrivare in fondo. Quando dice solo quella cosa, non è poesia, è quella cosa. Che cosa è cambiato? Lo dicono già in troppi. Ad esempio, c'è molto allarmismo sul fatto che sono rintontiti dagli smartphone, dai cellulari. Io non ho notato tanti cambiamenti in tutti questi 30 anni perché dico filastrocche e quando le dico tutti le ascoltano incantate allo stesso modo. Non so se due o quattro ore prima o dopo si incanteranno di fronte allo smartphone, ma so che in quell'ora che stanno con me sono dei bambini, forse millenari, simili a quelli che ci sono sempre stati, che se c'è un adulto che gli racconta qualcosa con amore, con presenza, con intenzione, sono proprio qui per te, questa cosa è bella, senti com'è bella, e la dice con la bocca contenta di dirla, l'ascoltano con tanto d'occhi. In questo non sono cambiati in 30 anni.